Salve a tutti e bentornati sul canale Calamos Strumenti di Scrittura. Quello che andremo a vedere oggi è questa magnifica Visconti Medici. E non poteva mancare nella casa Visconti un omaggio a una delle famiglie più importanti di Firenze, la famiglia Medici, a cui è appunto dedicata questa bellissima penna in resina, che è appunto la Medici Oversize. La resina è veramente una magnifica resina. La penna ha un ottagono, 8 sfaccettature, sfaccettature che sono presenti sulla parte posteriore del caricamento, sul corpo della penna e ovviamente sul cappuccio. La clip è una clip a pressione e nasconde un pennino misura 6 Visconti, che è il nuovo pennino della Visconti. Ovviamente l'attacco di questo pennino non è variato rispetto ai pennini precedenti, pertanto è possibile anche montare i vecchi pennini, ad esempio delle Homo sapiens, in palladio, oltre che questi, una volta smontato con l'apposita chiave. Quello che vediamo è la Medici Golden Black, in oro giallo. Esiste anche una variante in oro rosa, e il pennino che vediamo è nella misura M. La chiusura della clip del cappuccio è, come abbiamo visto, una chiusura a baionetta, e il cappuccio presenta l'omaggio al Ponte Vecchio di Firenze, cioè la clip a forma di ponte con sulla scritta Visconti e Visconti anche dall'altro lato, mentre la sommità del cappuccio presenta il sistema personalizzabile, quindi con una calamita è possibile asportare il logo della Visconti e sostituirlo con le proprie iniziali. Il sistema di caricamento di questa penna è come quello della Homo sapiens, un misto fra la siringa rovesciata e il pistone, nel senso che il caricamento avviene, come dopo lo andremo a vedere, come una siringa rovesciata, ma alla fine questo si comporterà come un pistone, in quanto potremmo riavvitarlo tutto, non avremo necessità, come nelle siringhe rovesciate, di tenerlo leggermente aperto per permettere il passaggio dell'inchiostro. Fra il corpo e la sezione è finemente decorata con dei fregi, che adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Ecco appunto la veretta con la scritta Medici e i gigli, simbolo di Firenze. Mentre questa è la sommità del cappuccio di cui vi dicevo. Qui invece abbiamo il pennino 18 carati nella misura M con il feeder in plastica. È un bel pennino misura 6 per questa Visconti ed è, ricordiamolo ancora una volta, il nuovo pennino prodotto da Visconti. Ecco quindi la penna si richiude proprio così con questa chiusura a baionetta, e le sfaccettature sono veramente molto molto belle, con una lucentezza decisamente particolare. È veramente un bel prodotto che sicuramente deriva dalla Homo sapiens, ma che è appunto stata impreziosita da queste sfaccettature della penna. Adesso andiamo a vedere il sistema di caricamento, che funziona in questo modo. Si svita appunto qui il fondello
estrae, quindi si immerge la penna nell'inchiostro e una pressione secca fa affluire appunto l'inchiostro per depressione, quindi si richiude il fondello. Adesso possiamo anche provare a caricarla e vedere anche come scarica. E per l'occasione usiamo questo diamine della serie Inkvent, erano gli inchiostri dell'avvento che sono stati presentati anche nella linea ordinaria, sono inchiostri da 50 ml fatti dalla Diamine, dall'inglese Diamine, questo è il Nutcracker nella versione standard, perché vengono fatti anche Shining e Shimmer e in un'altra versione. Questo è il bellissimo calamaio da 50 ml che come vedete è veramente molto molto elegante, e questo è il Nutcracker che è un marrone tendente al rosso. Vediamo la tinta, dovrebbe essere un marrone scuro, e adesso lo proviamo con questa penna. Quindi come abbiamo detto, lo apriamo il fondello, estraiamo la penna e la inseriamo dentro. E così dovremmo aver caricato la nostra penna. Quindi sulla carta rodia stiamo scrivendo con una Visconti Medici. Oversize, con il pennino M 18 carati, un pennino di misura 6, mentre l'inchiostro è il Diamine Nutcracker. La carta è la rodia. La scrittura è decisamente piacevole, precisa e scorrevole, inchiostro scorrevole, scrittura direi ottima, flusso adeguato, mi sembra abbastanza bagnato sul pennino che non lo lascia affatto scoperto, e piacevole in questo tratto medio, medio non particolarmente abbondante. La penna è veramente una gran bella penna, una gran bella realizzazione di Medici, e con questo nuovo pennino realizzato da Medici, da Visconti, si comporta molto molto bene. È una penna che in questa diciamo livrea, in questa colorazione Golden Black, è uscita ad aprile 2019, quindi non è moltissimo tempo,
E la dimensione della penna è una dimensione abbastanza abbondante, una penna decisamente grande, non è una penna piccola, e si impugna molto bene con una bellissima resina e delle ottime sfaccettature. Direi che anche con questa prova è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento e iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.